mattina. Il venerdì comincia a snodarsi la processione, un tempo molto presto, verso le 9 del mattino, oggi molto più tardi, per ritornare poi la sera verso le 18.30, 19, percorrendo tutto il paese per le strade principali, sicché tutta la comunità, tutto lo spazio del paese diventa spazio sacro. Tutta la comunità partecipa a questo evento importante, che è religioso ma che è anche, diciamo così, di tipo sociale, perché è il momento culminante della tensione religiosa di una comunità, ma è anche un momento di grande, di forte aggregazione della comunità stessa, che nel giorno del Venerdì Santo si riconosce veramente come una e non divisa, frammentata, come può accadere nella comunità. Quindi una duplice funzione della processione dei misteri. A un certo momento la processione è come se si divisse in due tempi fondamentali: uno, quello della penitenza, della flagellazione, del canto, del pianto, dell'espiazione, e una seconda parte, un secondo tempo che non è completamente staccato, perché la trasformazione comincia lentamente, e compiuto il rito penitenziale si pensa già alla festa, al Cristo risorto. Perché questa tensione religiosa, anche emotiva, per la processione del Venerdì Santo? E perché le popolazioni emarginate, misere, afflitte, per il figlio drogato, per il marito carcerato, per il fratello emigrato, riflette nella passione di Cristo la sua stessa passione. Allora ecco la flagellazione, perché imitando il Cristo che fonde il sangue, e imitando anche la morte apparente, che ci si flagella per il fondo di sangue, quindi per morire alla realtà del male che coinvolge, sconvolge e trafigge una comunità, si spera anche di maturare ciò che Cristo ha maturato, cioè la resurrezione. I mali della quotidianità sono presenti, ma si cerca di eliminarli attraverso un'espiazione che ha visto il Cristo coinvolto. Che nei momenti di crisi più grave il numero delle discipline dei flagellanti aumenta in modo considerevole. Cioè nei tempi del boom economico, in Cassano le discipline erano ridotte a 30, 40, 80 persone era il massimo, no? Ecco, in questi ultimi tempi, quando il male è tornato con la nuova immigrazione, con una nuova serie di miserie, con la droga, con la malavita che ha cercato di insinuarsi fra i ganghi della comunità, ecco che il numero di discipline è cresciuto. Vuol dire che il popolo torna ad essere eminentemente sofferente. La processione del Venerdì Santo, ma anche la predica di passione del giovedì, sono teatro. Cioè nessun rito può attuarsi se non all'interno di un meccanismo teatrale in cui viene rappresentato comunque una scena, in cui viene rappresentato cioè un bisogno o un modo di essere dell'uomo. Ed è particolare questo fatto perché le discipline, infatti, pur entrando nell'ambito di un'attività teatrale, nascondono il volto. Loro recitano la loro parte di dolenti che si flagellano ad imitazione del Cristo. L'imitazione Cristo è fondamentale, ma nello stesso tempo c'erano nel volto, perché il volto e il dolore per cui il voto è stato fatto deve essere nascosto. Non deve essere di questo, di quella persona, ma deve essere di tutta la comunità, perché tutta la comunità deve essere coinvolta del dolore di ognuno. Okay.
la nostra mamma. Guardiamola bene, guardiamola negli occhi. È l'immagine e il volto di ogni nostra mamma. È il volto di mia mamma, delle nostre mamme. Altri elementi teatrali sono appunto la chiamata della Madonna, perché la teatralità, il gesto, il tono della voce accentuato, in qualche modo commuovono la comunità, nel senso che fanno muovere insieme i cuori, le menti. I canti non sono altro che passioni che ci provengono dall'area centrale, centro-meridionale, di ascendenza medievale. Si pensi alle laude di Jacopone da Todi, cioè quella è l'ambiente in cui sono sorti questi fenomeni canori di accentuazione della passione del Cristo. E questi canti, proprio per creare il pathos, privilegiano il colloquio generalmente tra madre e figlia. Il dialogo è sempre altamente drammatico, i canti di passione sono di diversa tipologia, in verità hanno subito un processo di dialettizzazione nel tempo e adesso stanno subendo al contrario un processo di italianizzazione, perché è chiaro chi canta adesso non è più la contadina, non è più l'abbracciante, canta in un modo completamente diverso, alcune parole non le intende più e così le traduce in italiano in un modo diverso, per malintesi, sconvolgendo molto spesso lo stesso significato. Queste sono tradizioni, la passione di Dio, la passione di Gesù Cristo, la passione che è passata la mamma per il figlio. Solo un'invocazione alla divinità, perché intervenga in concreto nella storia, perché si viva meglio. Abbia misericordia di noi. Io penso che il popolo di Castellano sia vissuto sempre una sorta di angoscia, perché comunque non ha vissuto mai un periodo di grande felicità economico-sociale, io direi anche politica, no? E allora c'è stata sempre questa ricerca del meglio che ha portato all'emigrazione o ha portato ad altre attività che hanno distratto i singoli da quello che era il bene comune. Si è cercato più un bene individuale. Questo perché gli eventi storici hanno determinato questa direi necessità di fare così. Certo, un modo sbagliato probabilmente di reagire a tutto ciò, ma questi sono i fatti. Penso che sia difficile ricomporre in una comunità così come idealmente si potrebbe pensare, perché ancora le tensioni sono tante. I riti della Settimana Santa riescono, almeno per due giorni, a ricreare questo spirito comunitario e questa voglia di camminare insieme.